Buongiorno a tutti e benvenuti al terzo Info Day di Creative Hubs, azione strategica nell'ambito del programma di cooperazione transfrontaliera Interreg Grecia-Italia 2014-2020, coordinata da Regione Puglia attraverso il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale. L'azione strategica è in partenariato con la Regione della Grecia Occidentale, che è lead partner, la Regione dell'Epiro e la Regione delle Isole Ionia. Sono Aurora Mangione e vi accompagnerò in questo aggiornamento periodico dell'azione strategica che vede la partecipazione degli enti collaboratori ICEAM Bari, Università del Salento e Università di Foggia, coordinati dal Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia. L'incontro di oggi sarà un focus sulle attività pugliesi, in quanto stiamo cercando di rendere la presenza sul territorio sempre più capillare. Innanzitutto vi ringrazio tutti per essere qui con noi oggi. Vi chiedo cortesemente di mantenere i microfoni mutati. E chiamo la parola per i saluti istituzionali, il direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, dottor Gianluca Nartone. E prego, a lei la parola. Sì, grazie. Buongiorno a tutti. Io non vi ruberò molto tempo. Sono felice di vedervi anche se a distanza. Questi web meeting sono comunque utili, comodi, ma spersonalizzano molto i rapporti tra di noi. E comunque sono certo che questa giornata sarà di incontri, sarà proficua. Io voglio salutare tutti coloro che stanno portando avanti il progetto, a partire da Francesco De Giorgio con la struttura di staff, i collaboratori istituzionali che sono quindi le università, il SEAM, che ci danno, stanno dando un contributo nella realizzazione di questo progetto, la Camera di Commercio, spero di non aver dimenticato nessuno. Siamo nelle fasi finali, è stato un progetto interessante che metteva insieme temi molto di prospettiva del nostro agri-food, l'innovazione, la creatività in particolar modo. So che è diciamo così, un momento di un progetto pilota per cercare di far emergere tutto il mondo di talenti che gira, ruota intorno a questo fantastico sistema che è quello appunto dell'agroalimentare. Per cui non voglio prendere altro tempo, ma sarò in ascolto anche io per sentire quanto di buono si sta facendo e che sono certo porteremo a termine entro la data prevista di settembre, quando questo progetto chiuderà e magari prenderemo spunto per avviare nuove iniziative. Quindi un saluto a tutti, buon lavoro e buona continuazione. Grazie, grazie direttore per questo intervento. Ne approfitto per salutare anche i partecipanti che ci seguono in diretta Facebook. E adesso lasciamo la parola al coordinatore del Joint Secretariat del programma Interreg Italia-Grecia 14-20, il dottor Gianfranco Gadaleta. Prego, dottore, a lei la parola. Grazie, buongiorno a tutti. Così come già anticipato dal dottor Nardone, noi ci troviamo di fronte a questa progettualità strategica che ha un grandissimo impatto e avrà un grandissimo impatto sul nostro territorio. Basta solo dire che non solo per quanto riguarda il partenariato di progetto che coinvolge le quattro regioni che sono tutti i territori eleggibili del programma, ma dal lato Italia, dove il coinvolgimento del sistema universitario e quindi Università di Bari, Università di Foggia, Università di Lecce, dell'Istituto Agronomico Mediterraneo, della Camera di Commercio di Foggia. Questo fa ben comprendere qual è l'effettiva portata di questo determinato progetto e che effettivamente si intende realizzare un'azione di sistema che tende sostanzialmente a favorire questo incontro tra il sistema dell'industria creativa e la filiera agroalimentare. Questo sarà un elemento di grande interesse, che noi stiamo seguendo e stiamo guardando con grandissimo interesse su tutti quanti gli aspetti dei risultati, anche perché sarà una delle basi di riferimento che noi avremo anche per la programmazione 21-27 che partirà a breve, speriamo. Quindi
un aspetto di grande interesse sia per il nostro territorio che per il territorio greco. E in maniera sinergica, organica, si stanno affrontando tutti quanti questi temi per realizzare con un approccio comune e identitario sotto questi determinati aspetti per avere dei risultati di interesse per tutto il territorio elegibile. Questo è un elemento che non possiamo dimenticare. Le diverse azioni che sono state messe in campo sono tutte quante sinergiche a creare una massa critica comune sia sul lato Italia sia sul lato Grecia. E questi sono elementi che certamente noi dovremo tenere in considerazione anche per la nuova programmazione. In particolare c'è anche da dire che sostanzialmente il coinvolgimento del sistema universitario ci fa ben sperare su quelle che possono essere e dell'Istituto Agronomico Mediterraneo e della Camera di Commercio e del sistema camerale, e sono elementi che ci fanno ben sperare su degli aspetti di continuità e quindi di sostenibilità delle diverse azioni che si stanno mettendo in campo. E su questo c'è da dire che vi è stata una buona lungimiranza da parte della Regione Puglia nel coinvolgere questi determinati attori del sistema pubblico per effettivamente andare ad incidere su questo determinato sistema con un'azione che è oggettivamente innovativa. Parlare oggi di questa contaminazione del sistema dell'industria creativa con la filiera agroalimentare è certamente estremamente moderno, è un approccio che certamente darà i suoi frutti con una certa lungimiranza, non nell'immediato, ma in un raggio temporale di medio periodo. E questo è certamente un approccio da progettualità strategica sotto tutti quanti i punti di vista. Vi ringrazio. Grazie, grazie mille dottore. E adesso proseguiamo con i saluti istituzionali. Chiamo alla parola la dottoressa Tina Ranieri, Project Officer del programma Italia-Grecia 14-20. Prego, dottoressa, lei la parola. Grazie, buongiorno a tutti. Dunque il coordinatore del segretariato ha, come dire, illustrato in maniera molto ampia e dettagliata quello che è il contenuto del progetto e la valenza strategica, soprattutto per quello che riguarda la partecipazione di Regione Puglia. Come sapete, all'interno di questo partenariato ci sono altre tre regioni sul versante della Grecia. È, diciamo, un'attività piuttosto cospicua e, come dire, importante svolta sul territorio regionale, che sta anche avendo, come dire, delle ricadute su territori che inizialmente non erano previsti da un punto di vista proprio di svolgimento delle attività. Quindi c'è, come dire, una sorta di capacità di attirare proprio in termini di interesse, di coinvolgimento degli operatori, in particolare parlo di quello che è poi la rete anche delle università che si sta coinvolgendo all'interno del progetto. Quindi siamo in un punto, devo dire, abbastanza importante della implementazione delle attività. Come sapete, il progetto andrà avanti ancora fino, grosso modo, a settembre di quest'anno, dove, diciamo, come deadline è previsto il completamento di tutte le azioni, e quindi siamo veramente nel vivo di tutto quello che poi è previsto dal programma dei lavori, anche con importanti realizzazioni dal punto di vista anche di attrezzature, di equipment che potranno supportare la realizzazione delle attività sul campo. Quindi diciamo che questo Info Day è organizzato in un momento in cui le attività sono in piena realizzazione, quindi io vorrei semplicemente augurare a tutti un buon lavoro e rimango naturalmente in contatto con i responsabili del progetto a livello di regione e dello staff e di tutti i partner istituzionali. Buon lavoro e continuo a seguire l'Info Day, augurando comunque una, come dire, una proficua anche scambio di informazioni e di esperienze tra i partecipanti. Grazie.
Grazie dottoressa per questo intervento. Proseguiamo con i saluti del dottor Francesco De Giorgio del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, nonché project manager del progetto Creative Apps, e ci fornirà un aggiornamento sulle attività in corso e le prossime iniziative in programma nell'ambito dell'azione strategica. Prego dottore, a lei la parola. Sì, buongiorno a tutti. Io volevo ringraziare innanzitutto tutti i presenti, il segretariato tecnico Gianfranco, Tina, per il supporto che ci danno costantemente nella realizzazione di questa attività, tutti i colleghi dell'assessorato che sono impegnati nella realizzazione del progetto, il dottor Palella, la dottoressa Grazia Santo Spirito e tutte le strutture di staff che collaborano appunto alla realizzazione. Non voglio rubare molto tempo agli altri partecipanti, agli altri relatori. Ringrazio soprattutto gli enti che collaborano con noi, le università con le quali stiamo portando avanti, ma anche lo IAMB con i quali stiamo portando avanti importanti risultati che stiamo raggiungendo con la realizzazione dei diversi, delle diverse linee di attività. E quindi, seppur tra mille difficoltà, diciamo che stiamo incontrando lungo questo cammino, sembra che finalmente potremo vederne la luce e mi auguro che appunto i risultati siano comunque interessanti, sicuramente lo saranno, e i relatori che mi seguiranno potranno confermare questo mio breve, appunto, questa mia breve introduzione. Grazie ancora a tutti, lascio lo spazio agli altri relatori. Buona giornata. Grazie dottore, grazie a tutti per i saluti istituzionali. Direi che possiamo adesso entrare nel vivo degli interventi e chiamo alla parola la dottoressa Maria Elena Latino, che per conto dell'Università del Salento ci presenterà una call dedicata ad aspiranti imprenditori con un'idea innovativa a vantaggio dei settori agri-food e creativo-culturale. Prego dottoressa, a lei la parola. Buongiorno a tutti, grazie per la parola. Non ho preparato delle slide, vi racconto, diciamo, a braccio quello che abbiamo realizzato in quest'ultimo periodo in seno al progetto. Come anticipato, abbiamo lanciato nei giorni scorsi una call per idee innovative nell'ambito delle aree rurali e dell'agroalimentare, con innovazione di diverso tipo, innovazione metodologica, tecnologica e di processo. Si tratta di un'attività che è oggetto del nostro VP5, con particolare riferimento all'attività 541.A, che è dedicata alla formazione imprenditoriale. Di fatto, questa attività è, come da capitolato, organizzata in collaborazione con il partner SIAMB, e abbiamo identificato come target di riferimento a cui sottoporre questa call per idee innovative degli giovani aspiranti imprenditori con un'età compresa tra i 18 e i 35 anni, che abbiano come titolo di studio minimo il diploma e che siano domiciliati in Puglia, in modo tale da valorizzare i giovani del nostro territorio. Abbiamo identificato una serie di canali di divulgazione presso i quali abbiamo e stiamo promuovendo in questi giorni la Call for Innovation. In modo particolare sono i canali di divulgazione scelti sono tutti i social dei partner di progetto, il sito di progetto, il sito dei partner, quindi sia il SIAMB ma anche i nostri canali social, e abbiamo inoltre promosso l'iniziativa in una serie di istituti di formazione post-liceale del territorio pugliese e nelle associazioni studentesche delle nostre università. Le proposte dovranno vertere su innovazione di prodotto, processo, servizio, che sia quindi un'innovazione di tipo metodologico e tecnologica, con delle idee di business che fanno riferimento al settore agroalimentare e alle aree rurali. Pertanto i candidati sono chiamati a rispondere a questa tipologia di idee in forma di team, in modo tale da favorire anche la sinergia tra figure diverse all'interno di un team di innovazione, offrendo anche delle premialità in caso di numerosità più elevate.
Abbiamo fissato come deadline per questa call il 12 marzo, quindi ci aspettiamo di ricevere una serie di proposte entro il 12 marzo e andremo a selezionare le idee che perverranno grazie all'intervento di un tavolo tecnico formalmente istituito, all'interno del quale avremo sicuramente dei partner rappresentanti, dei soggetti rappresentanti partner eroganti del servizio, dei soggetti facenti parte della Regione Puglia, ma anche una serie di esperti del settore. Le proposte selezionate dal tavolo tecnico dovranno in qualche modo raggruppare circa 70 partecipanti e i vincitori di questa prima selezione accedono ad un percorso di mentorship strutturato, composto da una serie di sessioni di formazione e di sessioni di networking, che hanno lo scopo di coadiuvare il team proponente nello sviluppo dell'idea imprenditoriale. Questo percorso di mentorship avrà più o meno una durata di 2 mesi e sarà erogato da ricercatori, professori ed esperti del settore che sono affiliati all'istituzione dei partner proponenti, ma anche diciamo identificati sul territorio nazionale come persone diciamo di alta competenza in questi temi. A chiusura del percorso di mentorship ci sarà una giornata finale in cui si realizzerà una pitch competition dove i team che hanno preso parte alla Call for Innovation andranno a discutere e a presentare le proprie idee e ci sarà ancora una volta l'intervento del tavolo tecnico che andrà a decretare le 3 idee meglio definite e sviluppate. E il team dei vincitori avranno la possibilità di accedere a prodotti o servizi per la messa in opera della propria idea innovativa. Potete trovare la call sponsorizzata, diciamo, su tutti i canali ufficiali del progetto e dei partner che ne prendono parte. Non la sentiamo. Scusate, nulla. Grazie dottoressa per questo intervento, davvero molto interessante e senza dubbio un'ottima occasione per imprenditori che hanno voglia di portare innovazione nel settore. Quindi invitiamo magari qualcuno che ci sta seguendo che può essere interessato a scoprire di più e magari candidarsi per questa iniziativa. E andiamo avanti con l'intervento del dottor Francesco Notarangelo, che per conto dell'ente collaboratore Ciampari ci racconterà quali sono le soft skills e le competenze specifiche utili in un percorso di formazione per Hub Manager. Prego dottore, a lei la parola. Buongiorno a tutti, grazie per la parola, grazie mille. Un saluto diciamo ovviamente da parte dell'istituto, dal mio diciamo dal coordinatore Damiano Petruzzella, che non poteva essere qui oggi. Io ho qualche slide da condividere, quindi procedo un attimo. Sì. Allora, noi abbiamo previsto, cioè come previsto diciamo dalle nostre attività, l'organizzazione di un seminario per Hub Manager. Questo seminario è stato diviso in 2 sessioni, una in modalità online e una in modalità live, quindi una in presenza. In particolare, diciamo, i temi che noi andremo e abbiamo già in parte affrontato riguardano la gestione degli hub, di hub creativi o comunque di hub che sono dedicati alla cross innovation tra le imprese creative e le imprese agroalimentari. Quindi le tematiche principali sono appunto la Creative Agri-Food Cross Innovation, networking degli hub, che è un aspetto fondamentale per poter costruire appunto un ecosistema intorno all'hub. Ovviamente comunicazione, pubbliche relazioni, sviluppo degli spazi, quindi dell'hub, quindi come organizzarli e come gestirli, la sostenibilità e poi 2 temi diciamo trasversali che sono il knowledge transfer management, diciamo che è utile sempre in un ambito di ecosistema, e il concetto di Living Lab come appunto un ecosistema di open innovation. Durante l'Innovation Week, che si è tenuto a dicembre 2022, abbiamo già realizzato 3 di questi moduli live con la partecipazione dei rappresentanti sia degli hub
degli hub greci che dell'hub pugliesi in via di realizzazione. E ovviamente avevamo anche altri partecipanti, perché come avevamo già ipotizzato all'inizio del nostro percorso su questo progetto, ci piaceva poter condividere una serie di attività con un ecosistema più ampio mediterraneo. Durante le giornate dell'Innovation Week abbiamo quindi realizzato i 3 moduli trasversali, quindi Knowledge Transfer Management, Lab Sustainability e Living Lab, anche con la partecipazione dei colleghi dell'Università del Salento che hanno presentato il loro lavoro proprio presente in una delle attività che è la 441 sulla ricerca di best practice in ambito di Living Lab. Andando avanti, abbiamo quindi i prossimi moduli che verranno erogati in modalità online da alcuni esperti, quindi abbiamo la Creative Agri-Food Cross Innovation, il networking, la comunicazione e le pubbliche relazioni e lo sviluppo degli spazi. Ovviamente questi moduli verranno realizzati da esperti del settore in ambito internazionale, quindi avranno un grandissimo, diciamo, rilievo a livello formativo. Ovviamente i principali partecipanti dovranno essere gli hub manager del pugliesi e greci, ma ovviamente attraverso una call apriremo questa opportunità anche a degli uditori che potranno quindi venire da tutta l'area mediterranea, Puglia compresa, quindi ovviamente verrà erogato in inglese il corso, però ci auguriamo attraverso i canali di promozione di avere una buona partecipazione, perché è veramente un'occasione per, diciamo, sviluppare soft skill anche per chi gestisce in Puglia. Come abbiamo noi anche constatato attraverso le ricerche che abbiamo fatto per il setting del modello del lab, qualunque centro culturale, centro, diciamo, che è dedicato all'incubazione di startup, ve ne sono tanti, quindi è un'occasione sicuramente per aumentare le proprie competenze. Vado avanti, approfitto dell'occasione anche per presentare velocemente le attività relative agli incontri che faremo, che sono già stati realizzati e che organizzeremo nei prossimi mesi, nei prossimi 2-3 mesi, in ambito di creazione, diciamo, delle linee guida per la Creative Rurality. Vabbè, uno è stato organizzato in Fiera del Levante il 20 ottobre 2022. Il 18 ottobre abbiamo realizzato un seminario sul sistema di conoscenza e di innovazione, quindi sull'ACIS abbiamo avuto come esperto, diciamo, di formazione per il seminario Anna Vagnozzi del CREA, e questi sono, diciamo, i prossimi eventi che stiamo ipotizzando con i colleghi anche di Unisalento. Abbiamo avuto anche un confronto con l'Università di Foggia, che ha già realizzato, penso che Antonio poi presenterà tutto quanto, tutte queste attività, però questi sono, diciamo, i prossimi incontri che noi contiamo di realizzare sul territorio pugliese, quindi a Bari, a Lecce, su delle tematiche trasversali tra appunto le creatività e l'agri-food, quindi metodologia tecnica a supporto dell'innovazione sostenibili, innovazione sociale e ruralità, trasferibilità e applicazione delle best practices internazionali per la co-innovation nell'economia rurale, modelli di business e strategie di marketing per favorire l'economia rurale pugliese, innovazione del turismo rurale attraverso la creatività e open innovation nel sistema mediterraneo e dell'agri-food. Su questo ovviamente appena disponibile il calendario definitivo e le informazioni verranno pubblicate su canali ufficiali di progetto e su quelli dei partner coinvolti. Approfitto anche sempre di questo spazio per, diciamo, portare giusto velocemente quello che è stato realizzato a dicembre durante appunto una missione fatta dal partner greci, quindi un'attività di B2B tra imprese italiane e imprese greche. Abbiamo realizzato appunto uno study visit in 2 spazi interessanti su Bari, quindi spazio 13 come spazio, diciamo, dedicato all'innovazione sociale e all'incubazione di piccole imprese giovanili, e Impact Hub Bari come proprio incubatore, e poi per finire appunto in quello che è stato proprio il B2B, di cui vedete qualche foto, nel quale appunto imprese creative e agroalimentari pugliesi e greche si sono incontrate in questi, diciamo, 2 giorni presso il nostro istituto. Ho completato e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie, grazie mille dottore per questi spunti, anche per aver condiviso questo calendario. Invito tutti i partecipanti che possano essere interessati a queste iniziative a seguire i canali ufficiali del SIAM Bari per poter appunto rimanere sintonizzati sulle prossime iniziative. Bene, andiamo avanti con l'intervento del dottor Antonio Stasi, che per conto dell'Università di Foggia ci presenterà le prospettive del Creative Hub foggiano. Prego, dottore, a lei la parola. Buongiorno a tutti.
Allora, io ho una presentazione e ora la condivido. Allora, datemi un secondo. Sicuramente una cosa che ho da dire è che la contaminazione tra industria creativa e agroalimentare mette d'accordo tutti. Si sta rivelando nell'esperienza che stiamo facendo con questo progetto un ottimo elemento di connessione fra gli stakeholder. Le attività dell'Università di Foggia insomma, sono state molte nell'ultimo periodo e continueranno su questa linea, quello che vi presenterò. Innanzitutto le attività hanno riguardato la formazione di una squadra di lavoro, e qua abbiamo una foto tra responsabili scientifici e giovani studiosi. Una delle volontà che introduceva il direttore del dipartimento, il professor Nardone, è che è un'opportunità a questo progetto per mettere a valore i talenti dell'agroalimentare, ed è quello che un po' l'Università di Foggia ha cercato di fare. Quindi giovani studiosi e creativi, insomma, che lavorano sull'economia agroalimentare e sulla contaminazione con altri settori culturali. Tra le attività, workshop e seminari, abbiamo già portato a termine quello che era l'obiettivo di, insomma, la milestone della realizzazione dei tre workshop e seminari di nostra pertinenza. Il primo è stato molto interessante. Abbiamo online, infatti, anche Sara Gentilini, che è colei che ha tenuto questo seminario. È un seminario su geologia, local food e creatività. Sente un rimbalzo di suono, qualcuno ha il microfono acceso. Grazie. In questo seminario è stato molto interessante perché la dottoressa Gentilini è quella che ha inventato il marchio GeoFood, che mette assieme tutti i geoparchi UNESCO del mondo. Quindi la creazione, quindi i nuovi brand per l'agroalimentare, in questo caso connessi con la geologia e con diciamo, il valore geologico di alcune aree naturali. È stato davvero molto interessante, il seminario è durato una giornata intera e non ci siamo stancati, insomma, di seguirlo, è stato davvero bello. Chi ha partecipato, insomma, lo potrà raccontare. Ringrazio ancora la dottoressa Gentilini che è online qua con noi. Secondo seminario, altrettanto bello e interessante, invece è stato più spostato sulla questione grande distribuzione e organizzazione delle vendite, della distribuzione dei prodotti agroalimentari, creazione dei marchi di fantasia nell'epoca della rivoluzione dei discount che stiamo vivendo, eccetera, eccetera, tenuto dal dottor Diotallevi. Ultimo seminario, quindi il terzo ed ultimo, invece ha riguardato un altro settore della creatività, che è, insomma, è la creatività della modellizzazione dei fenomeni. Creatività matematica, algoritmica, e quindi abbiamo parlato di intelligenza artificiale, deep learning, teoria e pratica per quanto riguarda i mercati agroalimentari, anche con appunto la pratica. Quindi chi ha partecipato ha messo, insomma, le mani in pasta nei modelli di intelligenza artificiale per la previsione e la comprensione dei mercati agroalimentari. Tutti questi workshop e seminari sono stati ovviamente funzionali a quello che è uno degli obiettivi cardine delle nostre attività di progetto, quello dello sviluppo di un osservatorio dei mercati. E quindi i ragazzi che lavorano a questo osservatorio praticamente si preoccupano e divulgano ogni giorno, quindi su daily base, quindi su base giornaliera, informazioni del mercato agroalimentare. L'impatto di questo servizio, insomma, integrato all'interno del progetto, è innescato con l'industria creativa, è possibile grazie alla contaminazione con l'industria creativa, perché avviene con diversi livelli di informazione, da quella social è appetibile e di facile comprensione a tutti, quindi che quella base di infografiche, ora vi mostrerò qualcosa, di, insomma, strumenti grafici e creativi che rendono comprensibile e fruibile l'informazione dei mercati agroalimentari,
notoriamente fornita da istituti di statistica nazionale specializzati, ma logicamente con un livello di comunicazione, appunto dovuta alla mancanza di connessione con l'industria creativa, un livello di comunicazione non accessibile, diciamo, a tutti gli attori della filiera, che sappiamo una delle sofferenze del sistema agroalimentare è appunto il basso livello di istruzione, soprattutto nella fase agricola. Pertanto, su base giornaliera, questo osservatorio studia e divulga informazioni che riguardano bollettini dei mercati, trend, fenomeni sociali e fenomeni di mercato, tematiche particolari, approfondimenti. E ora vi mostro qualcosa che è già stato fatto. Insomma, ad esempio, conserve di pomodoro, sostenibilità ambientale, diciamo, c'è un approfondimento. Questi approfondimenti, oltre all'interfaccia grafica social, che è dovuta alla contaminazione con l'industria creativa, permettono, cliccando, di avere un primo livello di approfondimento. Andando su LinkedIn c'è un secondo livello di approfondimento, mandando l'email si può avere il report completo, che diciamo ha più, diciamo, un livello di comunicazione più scientifico, con le citazioni bibliografiche, con i riferimenti tecnici per i dati, eccetera, eccetera. Ad esempio, l'ultimo era quello che sta succedendo al mercato dell'urea, del tutto particolare, quindi facciamo questi price report anche per quanto riguarda i fattori della produzione. Tant'è che con l'Università di Bari, contemporaneamente all'avvio di questo progetto, si parlava, anzi in realtà abbiamo istituito un osservatorio dei costi di produzione. Cioè, questo osservatorio invece, integrato nel progetto del Creative Hub, in realtà mette insieme tutte queste necessità e chiamate dal territorio. Cibo civile è, diciamo, una cosa molto moderna che cui si sta discutendo. Dentro il cibo civile c'è l'agricoltura sociale, c'è il pago con la qualità guidata dal portafoglio, eccetera eccetera. Ancora, tipo Wine Report, ci sono state delle riunioni internazionali molto interessanti per quanto riguarda il settore del vino, quindi noi i risultati li comunichiamo in maniera fruibile a tutto il territorio, in maniera assolutamente, ovviamente, gratuita e pubblica, visto che facciamo informazione pubblica. Bollettini sul mercato del grano, sull'olio, sul pomodoro, per avere il quadro. Ogni settimana pubblichiamo questi bollettini su quelli che sono i mercati. Acque di depurazione, crisi del grano, approfondimenti di marketing, come ad esempio questo, rubriche di mercato, trend e analisi, altre rubriche sullo storytelling, sulle acque depurate, sull'economia forestale, la foresta produttiva, crediti del carbonio, eccetera, eccetera. Quindi queste sono le attività del, diciamo, VP4 secondo lo schema di progetto. Dopodiché ci sono le attività del VP5, che sono il Living Lab, che è una cosa bellissima, uno strumento bellissimo che stiamo mettendo a frutto per la cooperazione del territorio. Il Living Lab praticamente è un laboratorio vivente che è basato su, è come se fosse un gioco di ruolo, cioè la caratteristica del role play. Ognuno che rientra nel Living Lab logicamente esercita il proprio ruolo di stakeholder, i propri interessi. Il Living Lab si caratterizza da una traccia, quindi da un progetto guida. Ad esempio, il primo esperimento di Living Lab che ho fatto è la presentazione del disciplinare della DOP del pomodoro di Puglia. L'obiettivo era creare il disciplinare e sviluppare il marchio della DOP di Puglia. Tutti gli stakeholder attorno al tavolo hanno tutti collaborato in questo laboratorio per scrivere in maniera cooperativa il disciplinare. Quindi è stata, diciamo, un'esperienza positivissima di Living Lab. Assieme diciamo, a questo caso specifico, il grande successo sta andando avanti ora in presentazione al Ministero. Abbiamo fatto un altro Living Lab sul pomodoro. Quindi c'erano tutti gli stakeholder degli agricoltori
o meglio, era in questo Living Lab, un Living Lab prova, diciamo, sperimentale di approfondimento del metodo, dove, diciamo, chi ha partecipato e che ha avuto funzione il role play che dicevo prima, erano comunque gli studenti dell'università che si sono dovuti immedesimare nei diversi ruoli della filiera, chi si è dovuto immedesimare come funzionario della regione, chi come industria conserviera, chi come agricoltore, chi come organizzazione dei produttori, eccetera, eccetera. Sono state delle esperienze immersive, e che hanno portato anche alla definizione dei passi successivi rispetto alla traccia generale con cui un Living Lab inizia. Ne abbiamo fatto un altro sull'olio d'oliva, more is yet to come, abbiamo il prossimo Living Lab sullo storytelling, ne abbiamo altri che si sono sviluppati per quanto riguarda la sana e corretta alimentazione, dove questi Living Lab hanno visto il coinvolgimento dei giovani, dei ragazzi che vanno a scuola, e quindi la comprensione, lo sviluppo di progetti cooperativi, quindi con una fase bottom up molto importante di creatività di questo percorso, insomma, stanno avendo molto successo e sono molto apprezzati. Logicamente c'è ancora tanto da fare su tutto questo che abbiamo già iniziato, insomma i tempi previsti dal progetto sicuramente ci consentiranno di portare a termine tutte le attività previste e inoltre di sviluppare delle proposte di follow up di questo progetto, appunto perché intravediamo come squadra una grande potenzialità, visto che c'è una forte domanda dal punto di vista del territorio, delle attività e dei servizi che stiamo fornendo, e quindi si potrà sicuramente sviluppare un follow up che sicuramente potrà avere una parte di finanziamento pubblico, ma anche una parte di finanziamento privato, perché alcuni dei servizi che stiamo erogando sono di interesse appunto privato, cioè ci sono già soggetti disposti a finanziarli. Quindi thank you for your attention. Grazie, grazie mille dottore, davvero molto interessante e oltretutto concreto rispetto alle attività che state portando avanti. Adesso passerei all'ultimo intervento previsto dal programma e chiamo alla parola il vicepresidente dell'associazione Dynamic Lab, nonché vincitore del contest Creative Hubs per la Open Innovation, dottore Giuseppe Rinelli, prego, a lei la parola. Sì, grazie, buongiorno a tutti, grazie. Per me è stato un piacere vincere il contest. Ciao Francesco Rotarangelo, buongiorno a te. Lo scopo del progetto era appunto quello di plasmare un ambiente di innovazione sociale con un collegamento tra i vari settori artistici e culturali, quindi portare le imprese che emergono ed emergeranno con questa contaminazione a sviluppare dei nuovi processi di capacità innovativa e quindi vertere verso un mercato globale. Ho preparato delle slide per rendermi partecipe appunto sull'idea di hub che ho voluto realizzare. E passo un attimino alla condivisione anche dello schermo. Ecco, non so se riuscite a visionarlo. Sì, infatti, la vediamo bene. Benissimo, infatti nella prima fase del progetto il partenariato vuole porre cosa? Una migliore comprensione delle dinamiche appunto dell'innovazione, raccogliendo e analizzando diversi campi di collaborazione tra le varie arti dello spettacolo dal vivo, della multimedialità, quindi nuove prassi creative che possono affacciarsi nel mondo dell'impresa. Questo cosa comporta? Quindi nuovi processi metodologici che stabiliscono in diverse piattaforme, offrendo nuovi strumenti che contribuiscono a cosa? All'innovazione appunto non solo tecnologica ma sociale appunto delle imprese artistiche e culturali. Infatti l'obiettivo principale era appunto, come ho detto prima, la creazione di questo ecosistema di cooperazione transfrontaliera in cui emergeranno appunto innovazioni sociali abbinate insieme a delle
tecnologie, quindi con un'ottica di inclusività futura. Nell'ambito dello spettacolo live, quindi lo spettacolo dal vivo, l'obiettivo era appunto quello di diffondere come idea principale la pratica artistica e aumentarne quindi la partecipazione del pubblico fruitore, e dando un occhio particolare anche verso le fasce un po' più deboli, e migliorarne anche la produzione dello spettacolo del vivo, e innovarne anche la propria funzione. Si pensi, non so, tipo alla realtà aumentata, alla realtà virtuale, nuovi sensori intelligenti e così via, quindi dando un senso di innovazione anche al discorso creativo. Nel progetto Creative Hubs, come abbiamo visto prima, si è detto quindi anche con gli altri relatori, sia la Grecia che l'Italia possiedono grandi risorse culturali e naturali, cito questo scritto appunto nelle slide, che contribuiscono a stimolare che cosa? Quindi una crescita economica, a migliorare la qualità della vita dei cittadini. Quindi, poiché l'obiettivo generale appunto è quello di migliorare la capacità delle imprese e quindi di creare una nuova conoscenza, generando innovazione attraverso cosa? Quindi nuove sinergie che vanno di pari passo con l'obiettivo generale. L'obiettivo generale è quale? Quindi una cooperazione strategica transfrontaliera e sviluppare le basi per una economia dinamica. Però partire dalla base, che cosa? Dall'idea di un concetto astratto della cultura. Oggigiorno, per ideare il concetto della cultura, bisogna saper immaginare, quindi realizzare e diffondere nuove pratiche, nuove metodologie di servizi e prodotti che possono essere in grado realmente di portare cambiamenti sistemici nel modo di far vivere la cultura. Quindi si può ad esempio lavorare sulla valorizzazione del patrimonio dello spettacolo dal vivo e delle industrie culturali. Mentre per quanto concerne l'ambito delle performing arts, l'obiettivo appunto è di diffondere la pratica artistica e aumentare, come ho detto prima, la partecipazione del pubblico, con particolare attenzione alle fasce sociali solitamente sfavorite. Quindi l'idea dell'hub è avere diverse stanze di innovazione, quindi creare questi acceleratori, questi incubatori, degli spazi di cooperazione, annettere anche per quanto riguarda le performing arts, quindi della danza contemporanea, un'innovazione nelle tecniche della realizzazione di nuovi format coreografici che possono dare una contaminazione insieme a tutti i settori creativi ovviamente. Quindi partire dall'idea della cultura, come ho detto prima, bisogna capire che il territorio è un insieme di elementi, ovviamente sia tangibili che intangibili, ma è frutto di un prodotto del sapere e del fare. L'identità è un concetto plurale che è sempre in continua trasformazione tra le radici e l'innovazione. Quindi noi passiamo dal passato e lo proiettiamo verso un occhio, diciamo, del futuro. E queste sono appunto le radici del partenariato, che condividono cosa? Saperi, esperienze, dove professioni, in un'ottica di inclusività condivisa. I presidi territoriali, come l'ho voluto intendere io, oltre ad essere un'app, diciamo, di funzione sociale e creativa, risultano particolarmente attivi nella formazione professionale, che possono essere rivolti non solo agli operatori pubblici, ma anche ai privati. Quindi realizzando cosa? L'aggiornamento, ad esempio, ciò che manca o dovrebbe, essere un po' più ampliato delle figure professionali. Quindi manca ad esempio un albo per i performer. Nella regione Puglia manca un albo proprio professionale per i performer. Ci sono tanti che possono essere utilizzati come o coreografi o come danzatori, ma la figura del performer, quindi nelle arti performative, questo manca. Quindi implementare ancora di più l'avvio di nuove scuole, nuove accademie nell'ambito appunto delle professioni culturali. Questo cosa comporta? Favorisce delle nuove esternalità positive per quanto riguarda lo sviluppo del management artistico. Oggigiorno, ad esempio, la figura del manager artistico deve essere inquadrato come un valore aggiunto in più.
Quindi puntare sempre su una continua formazione nelle industrie culturali e creative. E questo cosa comporta? Un rafforzamento dei nuovi talenti. Quindi mediante azioni di coaching, di mentoring, noi andremo a far emergere nuove positività ai nuovi allievi, ai nuovi ragazzi. Si pensa a quanti tanti partono fuori, ma perché farli partire fuori? Noi dovremmo essere in grado di far emergere i talenti e farli rimanere qui da noi. E quindi sviluppando nuovi programmi di crescita territoriale con azioni di marketing e sviluppando un incoming artistico. Quindi perché la cultura sia identità e innovazione, ma soprattutto anche un prodotto servizio, perché poi alla fine lo dobbiamo mettere anche sul mercato, no? Quindi farla diventare anche impresa, e se impresa potrebbe essere anche produzione di lavoro. Oggigiorno più che mai occorre generare sempre maggiore consapevolezza sulla cultura come leva economica, quindi in grado di incrementare il nostro prodotto interno lordo, quindi di produrre dei benefici per tutta la comunità. Nello specifico le aree di intervento riguardano, come ho detto prima, gli spettacoli dal vivo, le attività culturali, quelle coreutiche, il settore dell'audiovisivo, del multimediale e quindi le attività turistiche ambientali che fanno da cornice a tutto. Tutte, come ho detto prima, interconnesse tra loro. Quindi le industrie culturali e creative devono puntare soprattutto sulla innovazione delle performing arts. Le ho volute elencare con tre obiettivi. Quindi sviluppare un prodotto culturale, valorizzarne l'identità creativa, quindi etichettandola nel territorio, e costruire quindi una nuova cultura di impresa. Quindi puntare su formazione, innovazione e quindi internazionalizzazione. È importante fare leva su questi valori, quindi ad esempio la valorizzazione delle eccellenze della rete di festival o delle rassegne degli spettacoli dal vivo, che cosa fanno? L'azione loro è quella di promuovere location che possono essere di particolare interesse storico, e la promozione ad esempio di eventi espositivi di arte che hanno una rilevanza nazionale e internazionale. L'ideazione di nuovi format creativi in ambito della musica live o della danza contemporanea, quindi l'ideazione di nuovi format ad alto contenuto artistico e coreografico. Quindi avere diverse sezioni di servizi che possono offrire servizi, quindi le performing arts dovrebbero vertere verso un'idea di business a 360 gradi, quindi la cultura dovrebbe essere integrata in un'ottica di inclusività condivisa verso tutti. L'idea dell'app, come ho detto io, dovrebbe essere ideate come spazi aggregativi di creatività. Questo comporta cosa? Una migliore consapevolezza e la comprensione appunto delle arti e della cultura intrisi nei valori europei, quindi una più ampia esposizione alla diversità dell'arte per quanto riguarda i partners internazionali, e rafforzando appunto i legami con le industrie creative e le altre parti dell'economia. Un rafforzamento dell'azione comune europea che promuove la cultura e gli interessi economici non solo dell'Europa, ma a livello globale. Prima avevamo un'economia un po' più global, oggi parte su una visione ad ampio respiro, quindi ancora più global, contribuendo così al rafforzamento delle competitività europee, dando impulso a una nuova economia e quindi ai nuovi partenariati. Io sono alla conclusione, vi ringrazio nuovamente della partecipazione e passo la parola a voi. Grazie a tutti e buon proseguimento. Grazie ancora. Grazie dottore per questa testimonianza concreta e anche per gli spunti che ci ha fornito. E grazie a tutti quanti per le prospettive presentate oggi. E adesso lascerei spazio ad eventuali domande dei partecipanti. Se avete piacere potete attivare il microfono e chiederci qualcosa rispetto a quello che è stato presentato dai nostri relatori. Se qualcuno vuole intervenire. Ok, penso non ci siano domande.
Vi ringrazio nuovamente. Con questo terzo Info Day si concludono gli aggiornamenti periodici online dell'azione strategica. Posso fare una domanda? Certo, assolutamente. Prego. Salve. Mi chiamo Paolo De Falco di Grazero e stiamo sviluppando un centro culturale multidisciplinare nel Salento a carattere fortemente rurale, perché proprio nasce in una tenuta di campagna biologica, tra l'altro, vicino Lecce. E io sono un artista e un direttore artistico, mi occupo da tantissimi anni di, esattamente di queste cose, di cui insomma si è parlato soprattutto nell'ultimo intervento di Rinelli, no? Di Peppe Rinelli, giusto? Sì, 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 giusto. Sì. Che lei dov'è? Dove sta, mi scusi? Bari, capisco. A Bari. Ecco, volevo capire se appunto al di là dell'età, che del primo intervento dell'Università del Salento, mi sembra, no? In cui si parlava di questo bando però per i giovani sotto i 35, giusto? Ecco, volevo capire. Sì. No, volevo capire se c'erano possibilità di accedere ad altri bandi che non avevano questi limiti per sviluppare, appunto, perché noi stiamo cercando con i vari bandi della regione, anche per esempio questo interessante bando che è stato fatto dal Ministero sulla digitalizzazione, il TOC, no? Penso che lo conosciate. E stiamo appunto cercando di sviluppare questo nostro lavoro, questo nostro progetto, però abbiamo bisogno di finanziamenti, perché ecco, poi per passare dalla teoria alla pratica e per creare davvero questa economia dinamica e questo ecosistema creativo in cui gli artisti e le comunità dialogano veramente e non ideologicamente, ci vuole il sostegno economico, ci vuole una continuità, ci vuole, perché i festival, la nostra produzione culturale degli ultimi decenni, insomma, è tutta impostata sui festival, sull'evento, no? Mentre invece la produzione culturale, artistica e sociale, diciamo, che incida veramente il sociale, ha bisogno soprattutto di uno strutturarsi, no? Sistemico. Ecco, quindi volevo in concreto sapere se c'è la possibilità all'interno di questo grande paesaggio dell'Interreg di accedere a dei bandi per noi interessanti. Io posso fare solo un intervento chiarificatore rispetto alla domanda a cui ovviamente non posso rispondere, però la call che di cui lei parlava all'inizio, che ha presentato la collega dell'Università del Salento, non è una call che eroga fondi, è una call diciamo che fa accompagnamento a giovani imprenditori o aspiranti tali per lo sviluppo di idee imprenditoriali, quindi diciamo non eroga fondi, ma semplicemente mette a disposizione un servizio. Eventualmente i vincitori delle competizioni finali avranno accesso a un supporto, ma di tipo diciamo molto light, non stiamo parlando quindi di erogazione di fondi, che oltretutto non è possibile, almeno per i partner di progetto. L'unica cosa che le posso dire che potrebbe per lei essere interessante rispetto alle attività che quantomeno noi seguiamo come SIAM, ma anche penso come altri partner, è il percorso che faremo per i gestori di hub, che potrebbe essere sicuramente interessante se state aprendo un centro culturale, perché affronterà delle tematiche che sono trasversali a qualunque gestione di spazi, che sia un hub culturale, un hub incubatore. Quindi questo io le consiglio magari di seguire le nostre pagine. Nel momento in cui ci sarà la call per l'ammissione al corso che organizzeremo, sicuramente potrete partecipare e potrebbe essere molto interessante, quantomeno per, diciamo, per l'acquisizione di alcune competenze in ambito gestionale dello spazio. Va bene, grazie. Sì, volevo intervenire un secondo anche per rispondere a questa domanda. Chiaramente il progetto Interreg che stiamo seguendo non prevede in questo momento degli aiuti diretti ad imprese. Era proprio questo il fine, cioè cominciare ad avere innanzitutto un quadro di quella che è la creatività e la possibilità, le potenzialità che ci sono
in questi ambiti che sono assolutamente nuovi per noi come agricoltura, perché da sempre è, diciamo, un'impostazione che è stata data allo sviluppo delle aziende agricole, quella proprio per quanto riguarda l'aspetto produttivo. Quindi proprio queste attività pilota che stiamo portando avanti con le università, con il CHIAM, con la Camera di Commercio, ci danno l'opportunità di conoscere meglio questi ambiti e magari di pensare anche per il futuro a qualcosa che possa appunto servire da incentivo a stimolare questo tipo di attività. Grazie. Grazie a tutti. Ci sono altre domande, altre riflessioni? Ok, se non c'è altro, concludiamo qui il nostro incontro. Come dicevo prima, questo è l'ultimo aggiornamento periodico online dell'azione strategica e il prossimo incontro sarà in presenza e, perché no, in uno degli hub che il progetto ha permesso di creare. Ringraziamo nuovamente tutti i partecipanti per essere stati qui, ringraziamo anche coloro che ci stanno seguendo in diretta Facebook e vi invitiamo a seguirci sui canali social per essere sempre aggiornati sulle prossime iniziative. Grazie a tutti e alla prossima. Grazie. Grazie a tutti, buona giornata. Buona giornata. Grazie, arrivederci. Buona giornata. Buona giornata.